grandi ragazzi, non posso strillare nemmeno troppo perché è una certa ora, insomma, ma rimontiamo l'Argentina. 2-1, parte non bene Musetti, non bene, ma insomma, anche io, visto il carattere di Berrettini, vista anche la superficie e visto Cerundolo, avrei messo Berrettini, però io sto qua a commentare su YouTube, Volandri è lì a fare il capitano, quindi ci capirà qualcosa in più rispetto a noi, vedrà ovviamente delle cose che noi non vediamo. Noi possiamo solo esprimere opinioni e spesso col senno di poi esprimiamo queste opinioni. Quindi vabbè, però comunque andiamo sotto 0-1, rimonta Sinner che praticamente è brutto da dire per Baez che comunque è un combattente fino all'ultimo, giocando poi no, con il braccio più sciolto, non avendo più nulla da perdere. In alcuni scambi, in alcune situazioni, mette anche un pochino in difficoltà Sinner, ma è stata praticamente quasi una passeggiata di salute, insomma, dura 1 ora e 10 circa, poco più, ma perché due game sono andati per le lunghe, ed entrambi i game, uno sul servizio di Baez, l'ultimo del primo set, e un altro sul servizio di Sinner, sono andati per le lunghe, sono durati nel complesso più di 10 minuti, circa un quarto d'ora, quindi sarebbe stata senza quei game sotto l'ora. Di gioco appunto il match. Quindi Sinner pareggia e poi la coppia che non ti aspetti perché dici ok, Gonzalez Molteni contro Bolelli Vavassori e invece no, ecco che Volandri preferisce comunque no, schierare due giocatori che hanno uno status molto importante, uno come Sinner che è carico a pallettoni, ma uno come Berrettini anche che è carico a pallettoni, come abbiamo visto. Due, vista la superficie, che hanno un gran servizio e stasera lo hanno dimostrato. E ecco ragazzi che non concedono praticamente nulla al servizio e poi nel momento giusto in entrambi i set piazzano la zampata in risposta, mettendo in difficoltà soprattutto un Gonzalez che ci si mette anche un po' da solo lui in difficoltà, insomma è un po' magari quello che è meno performante tra i due, Gonzalez 41enne, Molteni 36enne. E quindi bene così, 2-0, anzi io pensavo magari ok, se vinciamo comunque vinciamo 2-1, ma avevo sottovalutato il rendimento al servizio di entrambi i nostri azzurri che hanno fatto quasi paura stasera, veramente. Quindi, grande Italia, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Buonanotte a tutti, se state vedendo questo video più o meno dopo che, appena dopo che l'ho pubblicato, oppure se lo vedrete domani. Buongiorno, insomma, buon pomeriggio, come volete, anche perché ci sarà tempo poi, no, per commentare la semifinale contro l'Australia, remake della finale dello scorso anno, no, vinta da noi per 2-0, visto che questa semifinale si giocherà appunto sabato. E domani invece ci sarà la prima delle due semifinali, ovvero Germania-Olanda. Ma facciamo un passo indietro e andiamo quindi al match di Musetti, che ho visto in parte in realtà. Io mi aspettavo inizialmente Berrettini, ma perché Musetti, vabbè, il periodo insomma è quello che è. Poi ho sentito dei commenti, vabbè, però Musetti con la maglia azzurra ci sta bene perché alle Olimpiadi comunque ha ottenuto il bronzo. Sì, ma ok, ma alle Olimpiadi e alle Coppa Davis, sì, ok che si gioca per l'Italia, ma sono due cose diverse perché lo spirito di gruppo, no? Tutto il gruppo, l'allenatore che viene lì in panchina, che sta lì in panchina con te, insomma, tutto il gruppo, tutti i giocatori, allenatori, preparatori che stanno veramente a 2 metri da te, alle Olimpiadi non ci sono, quindi è tutt'altra atmosfera. Ma a parte questo, comunque Musetti, no? Soffre un bel po' di alti e bassi. Peccato veramente perché, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che lui comincia con un doppio fallo, se non ricordo male. E poi comunque, peccato perché Musetti è qui, cioè anche nella stessa partita, nel periodo in generale, nel corso dell'anno purtroppo, ma anche nella stessa partita, no? Diversi alti e bassi e purtroppo prendi un 2-0 comunque con un secondo set totalmente a senso unico, tra l'altro per Cerundolo, che fa male, un 2-0 che comunque fa male, e col senno di poi, ripeto, cioè io mi aspettavo Berrettini, però lì per lì ho detto, vabbè, ha scelto Musetti, ok, cioè non è che mi sono messo a protestare, no, no, che schifo Musetti, doveva giocare Berrettini, ho detto, vabbè, vediamo. Poi col senno di poi, su questa superficie, veloce comunque, veloce.
Il servizio è fondamentale. Il carattere di Berrettini, che non può essere paragonabile, no? A quello molto più fumantino, molto più, no? Cioè, che non riesce a reggere le emozioni. Musetti, ha detto: vabbè, visto l'avversario, sarebbe stato meglio Berrettini. Però con i secconi, ma non si andava da nessuna parte. Cosa è successo poi? È successo che scende in campo Sinner contro Baez, e lì sei quasi certo almeno di robe clamorose, quindi un Sinner totalmente fuori di sé, quindi non è aggiornato, oppure un qualcosa tipo infortuni, roba del genere. Sei quasi sicuro che, insomma, che Sinner se la porterà a casa. 6-2, 6-1, insomma, veramente in maniera agevole. Già ho accennato prima che va oltre l'ora la durata del match per colpa di quei due game, ma Sinner molto bene al servizio, prova a tenere un po' botta inizialmente Sebastian Baez, tenendo bene in due o tre scambi, però Sinner bene nel complesso al servizio. Forse in alcuni momenti qualche prima che manca, però ragazzi, 6-2, 6-1, ripeto. E piazza la zampata in risposta quando serve nel primo set e prende il largo, e lì praticamente finisce il match, perché poi è spaventosa la prima parte di secondo set, un 4-0 rapidissimo, non lascia nemmeno il tempo di rendersene conto, insomma, al povero Baez, povero sportivamente parlando, ovviamente. E quindi questo è, conoscendo Sinner, sì, lui ha detto che ha giocato una bella partita, eccetera, ma conoscendolo appunto non credo che sia molto, molto contento del suo dritto, no? Questa sera, perché in qualche occasione comunque fa le bizze, diciamo che sbaglia, insomma, sia a rete che in larghezza anche, quindi poteva fare meglio con il dritto. Però ragazzi, di fronte, ripeto, una vittoria 6-2-6-1, si parla perché ormai con Sinner si ricerca la perfezione e lui stesso cerca di essere perfetto in ogni match, ma questo non si può, e quindi ogni volta poi si va a trovare un po' il pelo nell'uovo, che magari avesse vinto, per dire, Berrettini o Musetti 6-2-6-1 contro Baez, non saremmo stati lì a cercare noi tanto il pelo nell'uovo. Invece con Sinner lo si fa. Comunque, bene Jannik 1-1, e poi questa scelta, no, di mettere Sinner e Berrettini, che non sono affiatati perché non giocano normalmente, a differenza di Gonzalez e Molteni, però il loro status, grandissimi giocatori, Sinner nemmeno a dirlo, insomma, e Berrettini pare si stia un po' riprendendo, insomma, e se torna quello che era al massimo della carriera, quindi al suo massimo, almeno fino ad ora della carriera, quindi il 2021, ragazzi, tantissima roba. Quindi lo status, il servizio in primis, sono praticamente perfetti al servizio. Berrettini, addirittura mi è piaciuto più Berrettini che Sinner per quanto riguarda appunto questo match di doppio, ma entrambi molto performanti al servizio. Non lasciano quasi nessuna chance agli avversari, quindi li demoralizzi anche gli avversari, no? Li demoralizzi. Punti rapidi, non acquisisci fiducia, non ti stanchi. Gli avversari pure fanno abbastanza bene al servizio. Infatti, alla fine ci sono stati due break nella partita, uno nel primo e uno nel secondo set. Il primo arriva sul 4 pari, grande, grande, grande game in risposta dei nostri. Grande game. Sinner, quando serviva Molteni, non è riuscito ad esprimere, insomma, il meglio di sé in risposta, perché comunque Molteni serviva sempre bene, forte, sul rovescio, non è riuscito ad essere incisivo. Berrettini, quando servivano o Gonzalez o Molteni da sinistra, invece rispondeva, si metteva sul dritto e rispondeva sempre con il dritto incrociato, e comunque era una buona soluzione, gli permetteva quantomeno di iniziare lo scambio, di rispondere bene, eccetera. Quindi molto bene in quel game in risposta. Break 6-4, poi set chiuso in bellezza, insomma, con un Berrettini soprattutto in grande spolvero. Secondo set che parte sempre al servizio appunto gli argentini, che tengono la quadra della situazione fino al 5 pari, poi sul loro servizio, altro bel game in risposta dei nostri, 6-5 e poi 7-5 a chiudere. Quindi diciamo due set abbastanza simili fra loro. Noi abbiamo avuto quel guizzo e abbiamo sfruttato magari, no, quei punti deboli della squadra avversaria, tipo appunto Gonzalez, il servizio di Gonzalez che si aggirava sempre attorno ai 170-175 km orari. E siamo riusciti a rispondere bene in quelle occasioni, e quindi bene
Bene così, bene così, ripeto, gran bella impressione. E quindi che dire, ragazzi, buonanotte a tutti, si va a dormire comunque felici e forza azzurri, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e al prossimo video per quanto riguarda il tennis, ovviamente, a sabato con la semifinale fra Italia e Australia. Forza azzurri!